Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz, bentrovati per questa nuova diretta di Osservatorio Antimafia. Con voi Antonella Entrenò. Ugo Lombardi. Salutiamo la regia centrale, Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario. Ciao, buonasera a tutti quanti. Diamo il benvenuto immediatamente ai nostri ospiti. Quest'oggi in collegamento con noi. Purtroppo non audio per quanto, non video per quanto ci riguarda, ma solo audio. Abbiamo Luigi Grimaldi, autore del libro 1994, l'anno che ha cambiato l'Italia. Buonasera, signor Grimaldi, benvenuto nella nostra Buonasera. trasmissione. Buonasera, grazie a voi. E diamo il benvenuto anche ad Andrea Del Zozzo, portavoce del gruppo Agende Rosse Emanuela Loi di Udine. Ciao Andrea. Buonasera, Andrea. Sì. Buonasera Antonella, buonasera Ugo, buonasera Rosario, buonasera Luigi. Buonasera. Bene, allora, quest'oggi ci ritroviamo qui nella nostra trasmissione per presentare agli ascoltatori questo libro, ripeto il titolo, 1994, l'anno che ha cambiato l'Italia, edito da Chiare Lettere. L'autore Luigi Grimaldi con noi questa sera ci darà delle indicazioni sul libro, indicazioni che giungono già dal titolo naturalmente e da quanto è scritto e riportato nel quadro di copertina. 1994, Luigi Grimaldi, l'anno che cambiò l'Italia, prende in esame quattro fatti fondamentali, quattro tragedie fondamentali che hanno segnato la storia del nostro paese. Partiamo dal 1988 col delitto Rostagno. Per poi passare nel 1991 alla tragedia del traghetto Moby Price, nel 1993 con l'omicidio dell'ufficiale del Sismi Vincenzo Licausi, giungendo al 1994, appunto, anno durante il quale viene uccisa Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, due reporter Rai. Ora, la prima domanda inevitabile è perché il 1994 ha cambiato l'Italia e soprattutto qual è il filo conduttore che unisce questi quattro fondamentali avvenimenti? Allora, intanto se mi consentite una precisazione doverosa, il libro è scritto a Naturalmente. quattro mani con Luciano Scalettari, Sì. che è un ottimo valente collega e anche un grande amico, e quindi è giusto che io lo ricordi. Dunque, il 1994 è un anno che dura molti anni, nel senso che è l'anno in cui arrivano al dunque tutta una serie di eventi che hanno preparato quell'anno particolare, che è un anno di svolta per tantissimi motivi, diciamo così. Il filo conduttore, magari poi ne parliamo meglio, comunque il filo conduttore che noi individuiamo è un filo rivelatore, nel senso che è un filo che poi ha mille ramificazioni, ma che passano sempre e comunque, secondo noi, dai rapporti tra la Somalia e l'Italia. Ricordiamo un attimo cos'è questa questione della Somalia. La Somalia sembra lontanissima, mentre invece è stata per moltissimi anni prima una colonia italiana, poi un protettorato italiano dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, e infine quasi una regione staccata, una regione in più dell'Italia, una regione in cui però avevano campo libero, avevano possibilità di svilupparsi al meglio tutta una serie di traffici internazionali illeciti che vedevano l'Italia anche come coprotagonista o come protagonista primaria. Un posto in cui, come dire, un paese di Bengodi da questo punto di vista, per mafiosi, trafficanti, faccendieri e quant'altro di peggio abbia prodotto il nostro paese, con naturalmente delle scosse dovute a quello che in quegli anni succedeva in Italia, diciamo così, no? Nel senso che dal momento in cui si mette in moto quello che noi chiamiamo, tutti quanti chiamiamo Tangentopoli, evidentemente anche alcuni interessi, anche alcune attenzioni, anche alcune partecipazioni, come dire, cercano in qualche modo rifugio, protezione in quelle terre. E, che dire, da un certo punto di vista,
indagando, ficcando il naso, come stava facendo i Radio Alpi, stava facendo con Miran Hrovat, inviati della RAI uccisi nel 94 in Somalia, si finiscono per incontrare e per attraversare tantissimi dei figli che hanno segnato la storia del nostro paese tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, e sicuramente le vicende più tragiche che hanno anche insanguinato il nostro paese. Parlo delle stragi delle stragi italiane del 92-93, le stragi di mafia, non solo di mafia, in Sicilia e nel continente. Parlo di anche di guerre, perché la Somalia in quegli anni, a partire dal 1991, è travolta da una guerra civile sanguinosa in cui l'Italia ha grosse e importanti responsabilità. E parlo della guerra nell'ex Jugoslavia, che sarebbe scoppiata di lì a qualche mese rispetto a quella in Somalia, fatti che sembrano molto lontani fra di loro, ma che in realtà sono molto più vicini di quanto si possa immaginare, perché in effetti, come chi si occupa di cose di mafia, mi pare che voi lo facciate spesso, sa bene, le frontiere, le distanze sono un grosso problema logistico e di diritto per quello che riguarda la giustizia, sono invece una ghiotta opportunità per chi si muove nell'ambito della criminalità organizzata. Questo è il filo. Scusami Luigi, sono Ugo Lombardi. Sì. In tutte queste vicende, come sappiamo dalla stampa, ma non solo dalla stampa, ci sono naturalmente in questi paesi dove non governa nessuno traffici di ogni cosa, no? Quindi anche di armi. E credo che quello che viene fatto da altri paesi che fanno concorrenza a noi, il vendere le armi, non credo sia fatto da persone illibate. Quindi come può essere giustificata, ma al di là del lavoro molto rischioso che fanno i giornalisti, soprattutto quelli che fanno attività investigativa, come può essere giustificato un atto così atroce, cioè un'azione, un omicidio nei confronti di chi indaga su un percorso di traffico che comunque viene che in maniera più o meno esplicita svolto, affrontato da ogni paese europeo? E non solo europeo. Certo. Allora, il discorso tutto sommato è abbastanza semplice. Quando ci si muove lungo le frontiere e le rotte dei traffici internazionali, si mette in moto una macchina, che è una macchina che ha degli ingranaggi che sono perfettamente compatibili fra di loro. Chi ha un porto franco, chi ha un canale per muovere cose illegalmente attraverso paesi diversi, non è che faccia tanta differenza tra il fare traffici di armi, il fare traffici di rifiuti, di scorie tossico-nucleari, oppure di droga, oppure di esseri umani, oppure di quanto di peggio possiamo immaginare, fino ad arrivare al traffico di organi o altre cose ancora più orripilanti. Chi ha il canale lo usa, e sono canali che vengono usati su commissione, per cui sostanzialmente scava, gira, chi ha in mano questo genere di attività le ha in mano per lunghi periodi, decenni, e le ha in mano con riferimenti e contatti con diversi paesi e diversi livelli. Certo, ci sono le cordate, no? Ci sono cordate che non è che propriamente si contrappongano, ma che convivono ognuno con il proprio spazio e con i propri referenti, perché avere un canale libero di traffico, un canale aperto di traffico, significa avere protezione, significa avere coperture, significa avere entrature di carattere politico istituzionale a diversi livelli.
Quindi c'è un'azione concorrenziale, ma sarebbe azzardato secondo te pensare che il committente possa essere un nostro connazionale? No, committente, allora vediamo esattamente parlo, cosa parlo stiamo parlando. Prendiamo un filo, poi lo tiriamo magari, no? Così vediamo tutti gli annessi e connessi. Anzi, se potessi, vi farei un regalo. Vi racconterei Leggio una storia. Come? Che è una storia che... del libro, sì. No, per carità, il libro uno bisogna che se lo compri, se lo legga, se lo studi, perché poi non è un libro di facilissima lettura, eh. È un libro che è stato scritto con l'idea di andare il giorno dopo in tribunale, insomma, no? A difenderlo, cosa che invece non è successa, perché nonostante l'indice di nomi siano indicati quasi 500 persone, non abbiamo preso nemmeno una querela. Allora, vi racconto qualcosa che nel libro non c'è, ma che rende ancora più forti, ancora più evidenti alcune cose che invece nel libro sono ben presenti. Se volete. Certo. Allora, guardate, io nel 1900, lontanissimo ormai, 1995, mi occupavo, scrivevo per il settimanale Avvenimenti all'epoca, e mi occupavo del delitto di Ilaria Alpi e Mira Hrovatin assassinati in Somalia a Mogadiscio il 20 marzo del 1994. Facendo questo lavoro ho avuto occasione di incrociare la vicenda del traghetto Moby Prince. Lo ricordiamo che cos'è, quel mistero su cui sta ancora indagando una commissione parlamentare d'inchiesta. Al giorno d'oggi sono passati 26 anni, sì, ormai, e quel traghetto che di fronte al porto di Livorno, poche miglia da riva, si scontra misteriosamente con una petroliera, non si è mai capito come, e tranne uno, tutti i passeggeri dell'equipaggio muoiono in questo disastro. Un disastro che avviene in un contesto particolare, e qui cominciamo a entrare anche nelle tematiche del libro, perché in quel momento l'Italia è retrovia sostanzialmente privilegiata, retrovia privilegiata di tre guerre, cioè è il ponte della guerra, della prima guerra in Iraq, che finisce a fine gennaio del 91, ricordiamo che inizia a gennaio del 91 e finisce ad aprile. Il disastro di Moby Prince del 10 aprile del 91 e della guerra in Jugoslavia, che sta per scoppiare ma in cui i prodromi sono già tutti in movimento, e della guerra in Somalia, che è appena scoppiata nel gennaio del 91, la guerra civile, anzi che ha una svolta, nel senso che nel gennaio del 91 cade il dittatore Siad Barre e la guerra civile contro Siad Barre diventa una guerra civile fra le fazioni che hanno abbattuto Siad Barre. Quindi è un momento molto particolare, anche perché molte di queste cose fanno riferimento al porto di Livorno, che è un porto di transito, di passaggio verso la Somalia, che è stato un porto di transito e di passaggio verso l'ex Jugoslavia, in questo senso più che in relazione alla guerra civile, ma alla penetrazione mafiosa italiana in aree come la Croazia o il Montenegro. E ricordo ci furono tutta una serie di inchieste del giudice Vigna che andavano in questa direzione. E la guerra in Iraq, dicevamo, perché vicino a Livorno c'è la base USA di Camp Derby, e in quel momento quello era l'hub da cui transitavano all'andata o al ritorno tutta la logistica militare, compresi i rifornimenti di armi, munizioni e mezzi per l'esercito americano. Quindi voi capite la complessità di uno scenario di questo tipo. Allora, indagando sul delitto Alpi Hrovatin, cosa scopro? Che Ilaria e Miran stavano indagando, quando sono stati uccisi,
su una flotta peschereccia italo-somala, cioè una flotta di pescherecci pagata dagli italiani, regalata a Siad Barre, alla Somalia, e che invece di trasportare pesce veniva utilizzata per traffici internazionali di armi. Loro indagavano su questo e io cosa scopro? Scopro che la notte del disastro del Moby Prince, l'ammiraglia di questa flotta, che era l'unica che faceva la rotta Italia-Somalia con continuità, perché le altre navi erano pescherecci oceanici, quindi si muovevano in ambiti più lontani dal nostro paese, era a Livorno, in porto. E dopodiché viene fuori che intorno alla zona del disastro del Moby Prince ci sono almeno 7 navi americane militarizzate cariche di armi, e che il contesto in cui matura questo disastro è assolutamente illeggibile per depistaggi, per omissioni, per tutta una serie di situazioni che, come si dice dalle mie parti, puzzano da lontano, e che purtroppo continuano a puzzare ancora al giorno d'oggi, perché in realtà la puzza si sente ma non si trova ancora il nucleo, il centro di questa di questa terribile vicenda. E tra le varie cose, cercando di fare gli incroci, di capire come fosse possibile che tante vicende si incontrassero nello stesso posto, nello stesso momento, a un certo punto scrivo che i traffici di armi con la Somalia erano legati a traffici di rifiuti, per tutta una serie di motivi di cui, se volete, dopo parliamo, per il momento mettiamolo lì così, e che questi traffici di rifiuti avevano una base, un centro importante, perché questo emerge da una indagine dell'UNEP, dell'ente delle Nazioni Unite per la protezione dell'ambiente, che denuncia pubblicamente un mega smaltimento di rifiuti in Somalia attraverso la creazione di una serie di navi fattoria, nave inceneritore, nave non si sa bene che cosa, che scaricassero in mare davanti alle coste somale le nostre peggiori schifezze. È uno scandalo grossissimo, se ne occupa tutta la stampa, non è una cosa misteriosa, anche se poi i responsabili autentici non si sono mai trovati, non sono stati mai condannati. Però cosa succede? Succede che il centro di queste operazioni legate alla Somalia, con passaggi di miliardi, con un scambio di cambiali della Banca Nazionale Somala, che sono una cosa senza senso, per cui in quel momento la Banca Nazionale Somala è in default, quindi le sue cambiali non valgono niente, invece girano valigette con miliardi, sta in via Fauro numero 43, che è esattamente di fronte al punto in cui nel 1993 esplode la famosa bomba dell'attentato che si è detto avesse come unico movente, come unico bersaglio, il passaggio di Maurizio Costanzo. Voi conoscerete sicuramente meglio di me questa vicenda. Questo a me sembra estremamente curioso, faccio qualche verifica e vado via Fauro e vedo che nei campanelli, insieme alla società Finchart, che è quella che fa i traffici di miliardi con la Somalia in ambito rifiuti, c'è un altro campanello. A questo campanello c'è scritto Finarma. Ora dovete sapere che l'armatore della Moby Prince è una società che si chiama Navarma, e a me questo è sembrato una cosa curiosa, ecco, niente di più, di una semplice curiosità. Allora vado alla Camera di Commercio e comincio a fare qualche misura. E cosa scopro? Che Finarma e Navarma hanno gli stessi amministratori, hanno un'originale sede principale amministrativa analoga, sempre in via Fauro, ad un altro numero, ad un altro civico, ma soprattutto che hanno, la Finarma ha una sede staccata a Napoli, in via De Gasperi 55, che è lo stesso indirizzo degli uffici della Navarma. E allora io lì comincio a farmi delle domande. Come?
comincio a fare uno più uno a quel punto. E comincio a farmi delle domande, anzi comincio a scriverlo. Lo scrivo sul settimanale Avvenimenti, dove scrivevo all'epoca, ponendomi degli interrogativi, perché gli interrogativi possono avere risposte in più direzioni, no? Può essere c'entra qualcosa, no, non c'entra niente, è solo una coincidenza, però qualcuno ci deve guardare prima di dire che è questo o quello. Lo scrivo e subito alla Procura di Roma, questo l'abbiamo scoperto anni dopo, leggendo, anzi poco tempo fa, leggendo le carte desegretate dalla Camera sul delitto Alpi-Romatin, il procuratore di Roma Ionta chiede subito alla Digos di Roma di fare un'indagine. Chiede di fare un'indagine e nel frattempo cosa succede? Succede che si sta svolgendo il primo processo per il Moby Prince. E in questo processo viene fuori che prima della collisione, subito prima della collisione, una cosa anche di grande attualità di questi giorni, a prua del traghetto è esplosa una bomba. E c'è un perito, che è un perito esplosivista del Ministero degli Interni, anzi all'epoca era sicuramente il numero uno degli esplosivisti, il dottor Massari, degli esplosivisti del Ministero degli Interni, compila una lista di tracce, perché purtroppo l'indagine verrà fatta con molti mesi di ritardo, dopo molti interventi, come dire, che rendevano difficili le indagini sul reperto, no? Però riesce a rintracciare le tracce di 7 tipi di esplosivi. Li elenca durante il processo e io che sto seguendo questa cosa mi rendo conto che è esattamente la stessa lista di esplosivi che sono scoppiati in via Fauro. Scusami Luigi, forse gli ascoltatori forse hanno dei dubbi, cioè scoppia una bomba sul traghetto dove c'era i rifiuti, insomma. No, non c'erano rifiuti sul traghetto. Sul traghetto c'erano delle persone. Cioè il traghetto che poi si è scontrato quello che nel... con la petroliera della... Esatto, allora quindi va bene. Sì. Ok. Questo è un traghetto di linea normalissimo, diretto in Sardegna. Il problema sono le condizioni del porto e eventualmente dovessero essere i collegamenti con le attività armatoriali nei settori che dicevamo prima. Ma il problema qual è? Il problema qual è? Che la Procura di Roma ordina questa inchiesta, la Digos di Roma si attiva immediatamente, fa indagini che durano 2 o 3 mesi, alla fine ricostruisce tutta la vicenda della società Finchart collegata alla Somalia, fa tutti i suoi le sue osservazioni, le sue ricerche. Quando si arriva a parlare della Finarma, arriva a concludere dicendo non esiste nessuna società che si chiama Finarma, perché alla Camera di Commercio non esiste nessuna Finarma in via Fauro. Cosa che non è vera, perché io già dall'epoca ce ne ho ancora i certificati, le visure della Camera di Commercio, che spiegano chiaramente che in via Fauro 43 c'era questa società Finarma, che è una sede staccata nella stessa sede dell'armatore del Moby Prince. E in questo ufficio, in cui oltre a essere di fronte a dove esplosa la bomba, la famosa bomba del 13 maggio se non ricordo male, del 93, è anche la sede in cui si finanziano, si pagano, si fanno i traffici di rifiuti tossici con la Somalia. Tenete presente che i rifiuti tossici, di rifiuti tossici in paesi in guerra come la Somalia, che non hanno un sistema finanziario funzionante, perché abbiamo detto prima la banca nazionale era in default. Sono traffici che in gran parte non si pagano con denaro, in gran parte si pagano dando la possibilità a compagnie straniere di smaltire rifiuti tossici e nucleari nel proprio territorio. Per cui poi in realtà ci sono dei mediatori che vanno sul mercato internazionale clandestino delle armi, comprano quello che c'è di disponibile che costa meno, e a navi lo mandano in questi paesi che sono in guerra, che possono essere la Bosnia, può essere la Croazia, può essere la Somalia. Ok? Scambio. Allora, perché
questo, chiamiamolo errore, io più che un errore direi questo vero e proprio depistaggio che è stato fatto dicendo alla magistratura che quella società in via Fauro non c'era, non esisteva, quando non è vero. Perché è importante? Perché secondo me queste cose non accadono per caso. Non credo, non posso credere che gli uffici della Digos di Roma, che è la capitale d'Italia, non siano in grado di andare alla Camera di Commercio a fare una misura come sono in grado di farla io. E quindi se scrivono che non è vero che questa società era in via Fauro, qualcuno evidentemente deve avere qualche interesse a che questo non si non arrivi, non arrivi nelle procure della Repubblica. E è chiaro che questa cosa è importante perché è un anello molto interessante, perché è un anello che collega i traffici con la Somalia, l'attentato di via Fauro nel 93, il disastro del Movitiz nel 91. E è chiaro che una cosa di questo genere ha delle conseguenze. Se dovesse essere così, qualcuno dovrebbe accertare, ma non è stato fatto. Avrebbe delle conseguenze devastanti. Perché devastanti? Perché la nave Scifco, quella che sta a Livorno, quella su cui indagava le Alpi, quella che faceva i traffici d'armi con la Somalia, li faceva in un contesto preciso, e cioè lì si sa tutto, li faceva sia con l'ex Jugoslavia sia con la Somalia, in operazioni che erano gestite da un signore che si chiama Monser Al-Kazar, che era collegato al clan Santa Paola, ma anche a tantissimi altri grandi trafficanti del mondo, ma che soprattutto era stato coinvolto già anni prima in tutta quella vicenda che era lo scandalo Iran-Contras. Parliamo per i giorni d'oggi di cose dell'Antico Testamento, ma per noi che abbiamo una certa età sono state cose rivelatrici di un mondo, no? Nel senso che in quel caso gli americani utilizzarono strutture clandestine del Dipartimento della Difesa e dei Servizi Segreti per rifornire di armi, contrariamente a quanto deciso dal Congresso degli Stati Uniti, i Contras nicaraguensi, armi che venivano finanziate o erano uscite con un collegamento, un passaggio attraverso l'Iran, che in quel momento era il nemico pubblico numero uno dell'Occidente, quello che oggi potrebbe essere l'ISIS, no? Anche se non c'è paragone, non sto facendo un paragone. Beh, sì, no, sì, no, certo. Però veniva dipinto come il diavolo, ecco, e anche peggio. Quindi è una cosa certo assolutamente... Dalle sue parole, Luigi, ne viene fuori uno scenario davvero... raccapricciante, lo dico da cittadina naturalmente, perché tutto questo fa presupporre una voltata di capo da parte delle istituzioni, di coloro che comunque avrebbero il dovere di far luce su certi fatti e su certi avvenimenti. E mi viene spontaneo il collegamento con le parole che sono state pronunciate da Nino Di Matteo a Roma durante il convegno Condannati all'impunità, che è stato organizzato presso la Corte di Cassazione dall'associazione Temis e Metis. E durante questo convegno Nino Di Matteo ha sottolineato quanto la corruzione sia fondamentale nel tranquillo agire delle organizzazioni criminali, che siano mafia, 'ndrangheta, piuttosto che camorra, e sarebbe fondamentale eradicare un pregiudizio culturale che considera più grave l'appartenenza mafiosa, anche se marginale, con delle pene un po' più incisive. Insomma, la magistratura sembra che non abbia le giuste armi per poter contrastare il fenomeno criminale. Le chiedo, l'eradicazione di questo pregiudizio culturale è possibile secondo lei in un paese come il nostro, dove l'informazione per la sua gran parte risulta asservita? Invece noi parliamo con lei, per lei che notoriamente è persona libera da certe influenze, diciamo così. La ringrazio. No, ma allora il problema
c'è una vicenda che ci dà lo specchio di come funzionano le informazioni in Italia, secondo me, e che riguarda una grande inchiesta che poi venne archiviata a Palermo con una motivazione molto, molto precisa, e cioè perché l'inchiesta era troppo impegnativa, troppo grande per poter essere conclusa entro i termini previsti dalla legge. Perché il problema, secondo me, non sono tanto, non è tanto il problema delle pene, no? Il problema vero è quello degli strumenti e delle possibilità giuridiche che vengono date per gestire determinate inchieste. C'è una legge che si chiama legge Consob, che venne approvata poco tempo dopo il maxi processo di Palermo, che di fatto ha messo nel codice di procedura penale, nel codice penale dei paletti alle indagini della magistratura che rendono assolutamente impossibile che si verifichino più processi di quella portata e di quella dimensione. Mentre invece il problema del combattere la criminalità organizzata è quello di combatterla come sistema, come antistato o come antistato che sta anche nello Stato, perché naturalmente succede anche Infatti, questo. sì, E infatti questo è non il so se alla vero. fine si tratti di antistato o di stato parallelo, o comunque di stato connivente. Diciamo che questo è il vero problema, no? Per esempio, pochissimi italiani sanno che tra il 91 e il 93 i rischi che ha corso il nostro paese di essere condizionato in maniera permanente e molto più pesante di quanto non sia oggi dalla criminalità organizzata erano concreti e terrificanti. Eppure nessuno ne parla. Parlo dei risultati dell'inchiesta Sistemi Criminali di Palermo, che era quella che citavo prima, da cui risulta una cosa senza precedenti, cioè un'alleanza sistematica, militare e politica fra tutte le mafie, e in collaborazione con la massoneria, no? La massoneria di stampo gelliano, per dire così, no? Piduista. E la massoneria connivente con le mafie, perché c'è anche questo, per condizionare il futuro istituzionale del nostro paese. Questa è una parte che noi trattiamo nel libro con grande attenzione, ma questo dovrebbe essere, nell'informazione, per tornare alla domanda, l'ABC delle letture di determinati fatti, determinati eventi che continuano tutt'oggi. Guardate, ogni tanto sento dire a qualcuno che l'Italia non ha memoria, non ha senso della storia, no? E che il problema, è questo. Io invece non credo che sia questo il problema vero. Il problema vero è un po' più concettuale, ma in realtà un po' più semplice. Cioè, in Italia, per colpa dell'informazione, per colpa di come viene fatta l'informazione, viene sempre trascurato, eliminato, non preso in nessuna considerazione il contesto in cui accadono gli avvenimenti. Quello che dà un senso agli avvenimenti, che non accadono mai nel vuoto, ma accadono in un sistema di vasi comunicanti senza fine, è quello di ragionare, di rappresentare, di raccontare il contesto in cui avvengono, perché questo ci dà senso di cosa significano, di dove portano, di dove vanno, no? E ci danno anche la certezza di non sbagliare quando immaginiamo o quando ragioniamo su chi ha interesse, su chi se ne avvantaggia, su chi invece viene colpito e viene come dire, danneggiato nei suoi diritti fondamentali. Questo manca e non è una cosa particolarmente difficile, soprattutto oggi in cui le informazioni sono molto più rapidamente disponibili e raggiungibili da parte di tutti, ma sicuramente anche e di più per chi si occupa di informazione. Penso che altrimenti non, senza questo non c'è un'informazione corretta.
Ma al di là dell'episodio, diciamo, Luigi, da lì raccontato, grazie del regalo che ci ha fatto, quindi la bomba, oh, non sappiamo perché e per come è scoppiata, dobbiamo comunque, diciamo, No, potremmo anche saperlo perché sì, no, la verità certo. è semplice da questo punto di vista. E chi dirigeva i traffici con la Somalia del progetto Urano era un certo Roberto Ruppen, che adesso non c'è più, diciamo, che era il plenipotenziario per la Somalia di un'organizzazione che si chiamava Progetto Urano, che era un progetto appunto di smaltimento di scorie assolutamente illegale fatto in Somalia, e questo signore è legato alla massoneria, è legato a Guido Garelli, che era uno storico grande trafficante italiano. E questo signore a un certo punto, proprio nel 92, viene fuori che è indagato a Palmi nell'ambito dell'inchiesta sui rapporti tra mafia e massoneria, insieme a Licio Gelli e a Francesco Pazienza per traffico d'armi con la Somalia. In quel momento, questo signore che lavora al progetto Urano, che tra l'altro è un progetto che è stato, come dire, creato da un ingegnere della SNAM, che è la compagnia a cui apparteneva la petroliera contro cui si schianta il traghetto a Livorno, tanto Pensa. per dire quanto sia piccolo il mondo. E questo signor Ruppen, in quel momento, è una delle 7-8 persone che sono state chiamate da Marcello Dell'Utri a Publitalia per studiare la trasformazione di Publitalia in un partito politico. In quel momento, però, è anche, come si dice, procuratore fiduciario di uno dei due governi che si sono instaurati in Somalia in quel momento. E quindi, insomma, Sì. Quindi, voi capite che come la giri e come la volti, trovi sempre le stesse persone, gli stessi circuiti, gli stessi ambiti, no? Allora, questo non può essere solo un fatto di impunità. Tutti i paesi e tutte le nazioni utilizzano personaggi, come dire, in cui la qualità principale è lo squallore, no? Però ogni tanto, oppure quando hanno finito di usarli, diciamo la verità, si liberano delle scorie, no? Allora Sì. volta, sì. Ecco, e questo in Italia non avviene. Chi entra in un determinato circuito all'età del liceo ci resta fino all'età della pensione, e questa è la cosa sconvolgente, no? E questo non può succedere per caso, questo succede perché vuol dire che questi personaggi a un certo punto diventano organici, diventano sistematici, a un sistema di potere. Ecco perché abbiamo il problema dei depositi, insomma, qui in Italia. Ma questo secondo lei non avviene anche perché ormai abbiamo subito e metabolizzato quasi un processo di normalizzazione dell'illecito? Cioè, intendo, sembra quasi che ormai nessuno si indigni più per Scandalizza. niente, che ogni atto illecito appunto venga Sì, ma così questo abbiamo, trattato con superficialità. dal punto di vista culturale abbiamo sbagliato noi qui. Io non so voi, ma io per Sì, ma esempio c'è. per molti anni ho legato le battaglie, per questo ho la mia attività, insomma, in questo settore, al discorso della legalità, no? Come fosse un valore sociale, un valore etico, un valore politico, un valore come dire, di struttura, no? Per quella che era di rivoluzione culturale del nostro paese. Secondo me questo oggi penso che sia stato un grosso sbaglio. Il problema non è la legalità, il problema è la giustizia. L'autonomia. Sì, è la giustizia non solo come autonomia del sistema giudiziario rispetto a quello politico, ma il fatto di inseguire una giustizia autentica, non una giustizia formale rispetto alle cose. Per cui
non è possibile mettere sullo stesso piano chi, come dire, è nell'illegalità e ci resta tutta la vita chi fa un furtarello e chi invece, come dire, mette su una banca come fece Sindona, no? Sì. Perché era il miglior modo di derubarla, no? Non c'è Sì. proporzione. Il piccolo, anche il piccolo criminale che vive di piccoli traffici, di piccole cose, non può essere in qualche modo omologato moralmente a Totorina, no? O ai suoi Certo. mandanti, ai suoi capi, cioè non ci può essere quella proporzione lì. Allora il problema, secondo me, principale è quello che ci deve essere giustizia. Giustizia vuol dire, prima di tutto, giustizia nella società. Poi vuol dire giustizia nei tribunali, no? Che vuol dire equilibrio e proporzione corretta. Nel momento in cui noi dividiamo il mondo tra legale e illegale, in realtà facciamo un grosso regalo alla criminalità, perché spediamo nel mondo, nel pianeta, nel limbo dell'illegalità un sacco di persone che in realtà non starebbero in quel mondo, no? Sì, Se non ce ne mettessimo, certo. questo dico dal punto di vista culturale, evidentemente, no? Poi tutto il resto. E quindi dal punto di vista culturale, secondo me, bisogna cominciare a parlare di giustizia, che vuol dire giustizia che funziona, giustizia vera, giustizia vera. E quando si dice giustizia vera, per esempio, mi viene in mente quello che dicevo prima. Non è possibile che non ci sia una forza politica, non ci sia una forza sociale, oltre che politica, che denunci le modifiche che sono state fatte negli anni 80 alla fine degli anni 80 al codice di procedura penale e che limitano in maniera, secondo me, ad arte, ecco, che limitano ad arte le possibilità di svolgere determinate inchieste, determinate indagini, di seguire determinati fili, frantumando tutto in un meccanismo di farraginosissimo, no? Di Sì. competenze, di prescrizioni, per cui se uno ha un'indagine come ce ne sono state alcune, estremamente promettenti e che dal piccolo trafficante riuscivano effettivamente a risalire ai grandi interessi criminali, che sono poi naufragate perché frantumate in una miriade di inchiestine legate alle competenze, Sì. e in cui si perdeva il filo Si complessivo perde di vista, sì. dello spessore criminale, no? Penso a un'inchiesta come Shack to Shack della Procura di Torre Annunziata, ma anche altre vicende. Questo, secondo me, oggi manca. E oggi potremmo essere anche maturi, no? Per questo genere di. Cioè, abbiamo fatto abbastanza esperienza da capire come funziona, come gira questo mondo, no? C'è una memoria storica, c'è chi la coltiva, e questo è molto importante, Certo, manca un interlocutore però. però Luigi, mi scusi se la interrompo, ma esiste anche una necessità che il potere giudiziario, come dicevamo prima, conquisti appieno la agognata indipendenza rispetto a quello istituzionale, un'indipendenza che crede di avere ma che non ha. Questi Beh, diciamo che esempi lo rosicchia oggi, dimostrano. rosicchia domani, tutta una serie di situazioni, ma è anche un problema di mezzi, eh. Diciamo che quando noi parliamo di giustizia, per Se io non esempio, gli do i mezzi non lo faccio funzionare, è dobbiamo anche ovvio. darci un po' la zappa sui piedi, nel senso che, per esempio, noi in realtà, dal punto di vista investigativo, parlo di forze di polizia e di magistratura, per quello che riguarda la dimensione antimafia, o per quello che riguarda la dimensione antiterrorismo, abbiamo delle eccellenze assolute, no? Questo Rispetto ad sì, è altri paesi indubbio. dove non sanno neanche di cosa si parla, no? Anche Sì. paesi avanzati. Ma al contempo invece abbiamo una qualità della giustizia
nelle procure ordinarie, nella giustizia civile, che in realtà è bassissima, è bassissima, ma è bassissima anche e soprattutto, secondo me, non per la qualità delle persone, ma quanto per la scarsità dei mezzi impiegati, no? Noi spendiamo cifre esorbitanti per comprare cacciabombardieri che non ci serviranno neanche a nulla, e parlo degli F-35, e che fanno fatica anche a stare in aria perché sono considerati pericolosi per chi li pilota, no? E dall'altro lato non abbiamo i soldi da mettere per la benzina nelle macchine. Queste sono scelte politiche, però, no? Sono scelte politiche nel senso che togliere denari alla giustizia in quanto tale. Io mi ricordo, per esempio, quando sono stati chiusi tutta una serie di tribunali qualche anno fa, no? Sì, qualcuno sicuramente, il famoso appartamento. Esatto, qualcuno forse meritava anche di essere chiuso, nel senso che era veramente un doppione di qualcos'altro, ma per molte altre realtà è stato un togliere di mezzo lo Stato da un rapporto quotidiano con i cittadini su un tema fondamentale come quello della giustizia. Di tutti i tipi, dico di tutti i tipi, e quindi uno Stato che diventa uno Stato padrone, uno Stato lontano, uno Stato che non vedo, che non c'è quando mi serve, no? Ma che quando invece si fa vivo non è tutto tranne che amico, no? È tutto tranne che un qualche cosa di cui non possa sentirmi parte. Insomma, un rapporto di diffidenza reciproco: lo Stato non si fida del cittadino, il cittadino non si fida dello Stato. E poi diventa così, no? E beh, è quello che viviamo, e non a caso durante le nostre trasmissioni sovente ripetiamo che ci deve essere la voglia da parte del cittadino di informarsi, e quella maturità di cui lei parlava poc'anzi, io mi permetto, senza voler tirare l'acqua al mulino di nessuno, di attribuirla al gruppo delle agende rosse di Pordenone e di Udine, che hanno organizzato per questo venerdì e sabato prossimi la presentazione del suo libro, e colgo così l'occasione per introdurre i rispettivi portavoce, quindi Andrea Del Zozzo, portavoce del gruppo agende rosse, Emanuela Loi di Udine, e Luciano Bellomo, invece il portavoce del gruppo di Udine, giusto? Ho detto bene? Agende rosse? No, io Luciano Bellomo sono di Pordenone, gruppo Rosario Livatino. Pordenone, benissimo, di Udine Andrea Del Zozzo, sì. E voi avete organizzato la presentazione di questo libro che, come diceva lo stesso coautore in apertura, è un libro da studiare più che da leggere. Non avete avuto il timore di proporre un testo così particolare? Ritenete che sia il momento opportuno per farlo? Allora, se posso rispondere io, buonasera a chi si è messo in ascolto durante questa trasmissione. Vado io. Sono Andrea Del Zozzo, portavoce del gruppo Emanuele Loi di Udine. Sì, beh, il dubbio c'è, la paura c'è, perché come ti dicevo anche Antonella via telefono quando ci siamo sentiti per preparare questa trasmissione, è un libro che io apro, leggo, chiudo, mi arrabbio un pochettino e lo devo ripetere. Cioè, praticamente è un libro che va letto lettera per lettera, è proprio carattere per carattere, non è un libro che scende giù tranquillamente. Ovviamente prima di arrivare a questo libro io sono passato tramite il buon Luigi con un altro suo libro poco conosciuto, Da Gladio a Cosa Nostra. Parlo un pochettino più nello specifico di quello che è accaduto nel corso degli anni passati qui in Friuli Venezia Giulia, e soprattutto grazie ad un amico, e ovviamente non posso fare il nome, che mi ha dato dei documenti, apriamo virgolette, riservati della Procura di Trapani, ho scoperto che a poche distanze da dove abito io, da Udine, praticamente a Reana del Royale, noi avevamo una succursale che vendeva armi anche nucleari. Mi riferisco alla buonanima del dottor
Kuzin Vladimir, ex colonnello del KGB, che a Reana del Royale vendeva armi nucleari, tant'è che adesso stavo rileggendo un attimo certi appunti. Si parla anche di 16 supposte volanti, e per supposte volanti dobbiamo intendere quei lanciarazzi portatili che vennero fatti avere tramite le basi militari di Aviano e di Birghi. Non so con precisione dove sia Birghi, conosco abbastanza la base di Aviano, che è a pochi metri da Pordenone, Pordenone, Friuli, Venezia Giulia, per chi ci ascoltasse da qualche altra regione. E in queste basi transitavano tranquillamente armi proibite, perché per me sarebbero proibite, tecnicamente sarebbero proibite, comprate dalla ex Unione Sovietica. Quindi qui stiamo rassentando un po' l'assurdo, tant'è che ne dico ancora un'altra, poi non vorrei togliere troppo tempo all'amico Luciano. All'amico Luciano, sì. E, per esempio, a Passian di Prato, altra anema località, anemo paesino in provincia di Udine, alla prima periferia di Udine, tra Campo Formio e Udine, tanto per capirci, esisteva un'azienda chiamata la Friuldati. Questa Friuldati aveva il compito di essere la finanziaria, o meno un operatore di una finanziaria chiamata Megas SRL, di cui risultava essere proprietario un tale Bevilacqua. Chi è questo Bevilacqua? È uno arrestato a Podgorod in Slovenia, perché tentava di rubare, di cambiare banconote da $100 americani false, amico del clan fidanzati, eccetera eccetera. Quindi qui, ragazzi, la cosa non è più a livello di Pordenone, anzi no, chiedo scusa, a livello di Passian di Prato. Qui stiamo cominciando ad andare allargarci un pochettino, però tanto. Soprattutto uno dei motivi che mi ha fatto decidere di chiamare al telefono un buon Luigi, e non avrò mai modo di poterlo ringraziare, e venire qui a presentare questo libro, che ripeto è un libro che va letto lettera per lettera, sillaba per sillaba, attenzione, virgola per virgola, è il fatto che noi abbiamo la quarta e la terza corsia della A4, e non vorrei che accadesse quello che è già accaduto in Somalia o a Brescia, quando hanno scoperto che sotto il manto stradale dell'A4 ci hanno buttato rifiuti anche tossici. Cioè, ragazzi, scusate, finché in Somalia mi può fregare di meno, io vicino all'A4 ci vivo, non so se mi spiego, non è che della Somalia non mi importa, era una battuta, per l'amor di Dio. Non me ne, no, vabbè, è un'estremizzazione, si intende, ecco, però non me ne abbiano a male gli amici somali. La A4 è quella strada che io percorro quando vado a Trieste o al limite quando vado su a Lignano, quindi è una strada che per me è conosciuta, e bisogna che queste cose il popolo le sappiano, bisogna che queste cose sia informato il popolo. Per esempio, il popolo non sa di una interrogazione parlamentare fatta dai nostri parlamentari, tra l'altro anche abbastanza conosciuti, riguardo la dottoressa Donadio. Per essere precisi, un attimo solo perché così siamo precisi anche con il nome, la dottoressa Antonietta Motta Donadio, chi è costei, mi direte? Costei fu il capo della Digos di Udine che indagò anche sul caso Ilaria Alpi. Quindi altro punto di collegamento tra il nord-est laborioso, eccetera eccetera eccetera, e casi abbastanza anomali. Ma io qui mi fermerei, darei la parola a Luciano, anche perché sto andando troppo avanti e non vorrei poi raccontare tutto quanto stasera, e venerdì la gente me resta a casa. No, anche perché vorremmo dare i giusti riferimenti perché possiate essere raggiunti sia a Pordenone che a Udine. Prego, Luciano. Sì, buonasera a tutti. Buonasera. Io devo dire che noi abbiamo appena costituito il gruppo Rosario Livatino qui a Pordenone, perché riteniamo che bisogna parlare di mafia, perché abbiamo questa idea che la mafia non esiste qui da noi, non esiste al nord, non esiste, esiste solo al sud, e quindi bisogna fare divulgazione. Quindi io ringrazio il dottor Grimaldi che viene da noi a Pordenone a presentare il suo libro, e siamo anche molto contenti perché abbiamo nella ricerca del posto dove fare questo incontro abbiamo contattato il direttore di Telepordenone di Meo, e lui si è prestato, quindi lo ringraziamo,
di fatto a fare la presentazione in casa sua e poi di trasmettere la presentazione del libro sulla trasmissione Occidente che va in onda su Telepordenone, quindi riuscendo a raggiungere una platea di persone che in una sala qualsiasi non avremmo mai raggiunti. Quindi siamo contenti per questo, perché come inizio è un bel inizio parlare di queste cose, insomma. È un bel inizio, un inizio parecchio impegnativo per un gruppo che si è appena costituito. Direi di sì, è un libro impegnativo, ma devo dire che questo paese, cioè, ogni volta che leggiamo libri di questo tipo, ce ne sono anche diversi di altro, sì, che parlano di mafia, ci si stupisce sempre di quello che succede e di tutte le cose che non sappiamo, perché questo è il vero problema di questo paese, che noi non conosciamo le cose. Ci sono a portata di mano, ma la gente non le conosce, quindi vive come se la cosa non esistesse. Il nostro compito deve essere proprio quello, cercare di divulgare il più possibile le notizie e stare attenti attorno a noi se vediamo qualche cosa che non quadra, che non sembra così legale. Ricordando, come diceva giustamente poco fa il dottor Grimaldi, che è importante la contestualizzazione dei fatti, naturalmente, perché solo in questo modo poi si riescono a ricucire, a rilegare fra loro quei fili che apparentemente non esistono, ma come ci ha ben dimostrato in questo bell'intervento. Esistono e devono solo essere compresi e collegati. Io vorrei informare tutti i nostri ascoltatori in maniera un pochettino più precisa e puntuale degli eventi che avete organizzato. Dunque, venerdì 27 gennaio, a partire dalle 20:30, la presentazione del libro 1994, l'anno che ha cambiato l'Italia, si terrà a Buia, provincia di Sì. Udine, in piazza Madonna 35 ad ingresso libero. Il giorno seguente, vale a dire sabato 28, la presentazione si terrà a partire dalle ore 16 a Pordenone, presso gli studi di Telepordenone, in viale Venezia 37, con ingresso libero. È comunque consigliabile accreditarsi al numero 347 012 9542. Bene, sono le 22:58, noi siamo in chiusura. Ringraziamo naturalmente il dottor Luigi Grimaldi, coautore del libro che abbiamo citato quest'oggi, lo ripeto fino alla nausea, diciamo così, 1994, l'anno che ha cambiato l'Italia, edito da Chiare Lettere. E il coautore, mi sembra giusto ricordarlo, è Luciano Scalettari. Ringrazio quindi l'autore che è stato con noi questa sera, grazie No, dottor grazie a voi Luigi e buon Grimaldi. lavoro. Glielo anticipo sin d'ora, noi la solleciteremo per altre iniziative che abbiamo in progetto. Chi mi ascolta sa di chi parlo, di cosa parlo, e approfitto per salutarla. Ciao Maria. Ringrazio Andrea Del Zozzo per la segnalazione, ringrazio Luciano Bellomo, ringrazio soprattutto il pubblico che ci ha ascoltati. Andrea, volevi fare anche tu un ringraziamento, se non erro? Sì, se mi ha consentito, io vorrei fare un po' di sana pubblicità. Lo so, ragazzi, purtroppo vorrei farla a costo di passare da cattivo, ma vorrei ringraziare la Chiare Lettere per la disponibilità, perché il libro di Luigi non è facile trovarlo in commercio. Ne so E qualcosa. perché è quasi finito anche la ristampa, quindi bisogna per Ecco. forza Quindi ordinarlo. bisogna Eh sì. ringraziare Chiare Lettere, sono felice di farlo in presenza di Luigi per la disponibilità. Ti posso dire che verrà la libreria Friuli di Udine a portare qualche libro. Ringrazio quindi anche la libreria Friuli, che è l'unica libreria in Friuli Venezia Giulia che mise un cartello: qui non si vende il libro di Totorrina, del figlio di Totorrina. Non so se Ce vi lo ricordate. ricordiamo, sì. Ecco. In più, oltre a Certo. questo, mi piace ringraziare la KV di Udine, la edizione KV di Udine, editrice appunto del libro che avevo già nominato, da Gladio a Cosa Nostra, che sarà presente lo stesso venerdì sera. Quindi cerchiamo di dare un'informazione a 360 gradi. Ecco, tutto qui. Vi ringrazio, scusate se mi sono permesso. No, no, hai fatto benissimo a fare questa precisazione e io ringrazio Rosario Moreno che come sempre ci ha assistiti con la sua regia da Treviso. Grazie Rosario e ringrazio tutti gli ascoltatori che come sempre ci hanno seguito dalla pagina Facebook.
dalla Web TV e da YouTube. E vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 23 su Radio Saius, per una nuova diretta di Osservatorio Antimafia. Grazie e buonanotte a tutti. Arrivederci. Arrivederci, grazie.